Ciao a tutti i nostri amici cinefagnacci, questo è sempre il nostro canale YouTube, ormai ci conoscete, questo che abbiamo davanti, OnePlus X, eccolo qua. Siamo stati all'evento di presentazione a Roma qualche settimana fa, abbiamo visto i primi scatti, le prime foto, le prime impressioni, abbiamo fatto una piccola intervista con lo staff OnePlus che ci ha fatto capire un po' come erano orientati su questo device. Abbiamo capito che è molto orientato al design, allo stile, piuttosto che alla performance pura, che a cui è più orientato sicuramente OnePlus 2. E adesso andiamo a vedere un po' le prime impressioni e la recensione. Questo video non è il video di recensione completa, perché? Perché non abbiamo preso il device dal sito ufficiale a cui si può accedere unicamente tramite invito, ma l'abbiamo preso da GearBest, quindi abbiamo la versione cinese, la fantomatica versione cinese, che monta Hydrogen OS, che è un sistema operativo proprio disegnato per il mercato cinese. Quindi adesso vi facciamo vedere un po' Hydrogen OS, perché non ho trovato grandi recensioni di questo sistema operativo. Vediamo un po' le funzionalità di questo Hydrogen OS, che devo dire non è proprio male, anche se vedremo che è un po' limitato. E vi farò vedere come si passa da Hydrogen OS a Oxygen OS, che è la versione europea ufficiale, e dopodiché la recensione completa la faremo con Oxygen OS, che è sicuramente una ROM molto più indicata, molto più completa per fare una recensione completa. Allora, abbiamo parlato di versione cinese, allora parliamo anche delle differenze rispetto alla versione europea. Questa è la scatola, all'interno trovate un guscio in silicone e una qui varia manualistica di tutti i tipi. E una delle differenze rispetto alla versione europea, eccola qua, versione cinese, del caricabatterie, quindi dovete usare un adattatore per presa europea, diciamo una cosa abbastanza facilmente bypassabile, questa della caricabatterie. Altre differenze sono proprio sul lato software. Allora, innanzitutto abbiamo detto i Hydrogen OS, questo sistema operativo proprietario anche questo di OnePlus. E l'altra differenza è la mancanza del supporto di una banda 4G, la famosa banda 800, quella banda che se avete Wind la usate parecchio, se avete altri gestori la userete raramente. Devo dire, io vado con Team e non ho avuto nessun problema con il 4G, ha sempre preso abbastanza bene e senza problemi. Se usate Wind forse non è proprio indicatissima questa versione cinese del OnePlus X. Eccoci qua, siamo entrati su Hydrogen OS. Allora, la mia più grande preoccupazione era che non ci fosse il Play Store. Invece sono entrato, probabilmente questa ROM è stata un po' smanettata da GearBest, quindi secondo me non è proprio stock originale, perché già troviamo a bordo Play Store e alcune Google Apps, vedete, Gmail piuttosto che Play Music e tante altre cose, quindi anche addirittura la fotocamera di Google. Quindi secondo me hanno aggiunto un po' di cose. Tutto ho trovato tante applicazioni pessime, tipo CC Cleaner, Dew Speed Buster, eccetera, quindi ho dovuto fare un po' di pulizia, disattivarne un po', tutto sono messe anche tutte come applicazioni di sistema, quindi una ROM un po' strana, secondo me un po' rimaneggiata o da GearBest o da qualcuno, non so bene da chi. Però andiamo adesso a parlare più specificatamente la ROM. Eccola qua, come vedete non c'è App Drawer, tutte le applicazioni sono messe direttamente nelle varie pagine. Abbiamo la prima pagina, che è questa qui, vedete, è caratterizzata da questa finestrella in alto con la data, l'orario e un'immagine. Se ci clicco possiamo personalizzare, vedete, eccola qua, avvicino un po', personalizzare la visualizzazione della data e dell'ora, vedete, metterla un po' più su, un po' più giù, solo l'ora, quello che volete, e personalizzare la foto, mettere la piscina piuttosto che altro. In base alla foto che sceglierò, in pratica posso scegliere lo sfondo sottostante. Ad esempio, se io prendo questa foto che ha colori viola, posso scegliere lo sfondo viola. Tornando nella nostra home principale, tutte le pagine avranno lo sfondo viola. Se scelgo un'altra foto che ha, ecco qua,
colori rossi, posso scegliere il colore rosso e tornando tutte quante le sfondi saranno rossi. Quindi in pratica questa qui di questa foto, che oltretutto potete poi scegliere ovviamente anche dal menu fotocamera, potete scegliere una foto delle vostre, ovviamente avrete la stessa funzionalità dei colori, quindi devo dire molto particolare. Però oltre questa, cioè se io ad esempio qui clicco per mettere widget piuttosto che altro, non potete assolutamente fare nessun'altra personalizzazione, quindi non ci sono widget, non ci sono sfondi diversi sulle varie pagine, cioè unicamente questa foto che potete scegliere e basta. Potete spostare le vostre icone, potete fare le cartelle, ecco qua le cartelle sono fatte così, ma oltre a questo non avete nessuna personalizzazione. Questo è il menu home. Andiamo a vedere il menu impostazioni, eccolo qua, anche questo molto semplice, avete tutte quante le normali impostazioni Android, qui avete su per giù le più conosciute, come vedete qua chiede il cinese, oltretutto hanno detto che questa Hydrogen OS, ma a me hanno detto che era solo inglese e cinese, mentre invece come vedete supporta tranquillamente la lingua italiana, quindi su questo non ci sono problemi. Però il menu impostazioni, come vedete, non è completamente tradotto, alcune voci sono rimaste in inglese, come vedete, eccolo qua. Avete un manuale utente che vi dice un po' qualche tips, qualche trucchetto per questa Hydrogen OS, per chi non la conoscesse. Io direi che di Hydrogen OS veramente, tra l'altro, quando facciamo lo swipe in basso abbiamo le notifiche, se la notifica la giriamo a destra, vedete, cioè aggiornamenti disponibili, se la giriamo a destra, vedete, diventa verde e si va all'applicazione che vi ha dato la notifica. Se vi la girate a sinistra diventa rosso e viene cancellata la notifica. Se faccio swipe in alto invece, eccolo qua, avete i toggle rapidi, torcia, calcolatrice, fotocamera e tutti quanti, wifi, modalità aereo e la luminosità dello schermo da qui. Ecco qua, direi che abbiamo parlato di questa Hydrogen OS. Devo dire che sono un paio di giorni, 2-3 giorni che ci vado in giro e mi trovo piuttosto bene. Qui avete l'interfaccia utente in cui sono tutti quanti i contatti. Questo non so cosa sia, applicazioni e permessi, non so. Permetti tutto che te frega. Ah, qui è tipo una sorta di pagine gialle in cui potete chiamare i taxi, queste cose qua. Io non mi spingerei oltre su questa Hydrogen OS, perché sì, è vero, è bella, molto particolare, se la usate la avrete solamente voi, ma è un po' zoppa, è un po' monca, gli manca qualcosa, i widget, molte funzionalità a cui siamo abituati, secondo me, diciamo che non è proprio perfetta. Oltretutto ho notato con questa Hydrogen OS davvero un grande battery draining, cioè veramente dalle 7 di mattina riesco ad arrivare al massimo fino alle 17 con un uso medio, neanche troppo intenso, quindi devo dire oltretutto c'è proprio qualche problema a livello di batteria, perché ora vi faccio vedere il menu impostazioni se mi ricordo dove stanno, se non sbaglio stanno qui, ecco qua. Ecco qua, guardate oggi che in pratica la batteria a un certo punto mi è scesa drasticamente, poi ho spento e riavviato, è risalita da sola e poi a un certo punto alle 17 si è spento completamente, ho dovuto fare un'oretta di ricarica per adesso fare il video. Quindi secondo me questa ROM che è stata un po' smanettata, un po'... ci hanno un po' lavorato troppo sopra, soprattutto ci stanno tante applicazioni spazzatura proprio, secondo me non è proprio molto molto idoneo. Oltretutto è arrivato un aggiornamento della ROM, ho provato ad installarlo e non me l'ha fatto installare, quindi probabilmente questo è proprio la testimonianza che ci hanno smanettato sopra, non è una ROM originale. Non vi ho fatto vedere questo che è il menu fotocamera, eccolo qua, abbiamo qui la slow motion foto video panorama
e qui le impostazioni per la grandezza della foto piuttosto che altre impostazioni abbastanza carine anche questa, però insomma abbastanza semplice. Ok, direi che abbiamo visto un po' questa Hydrogen OS come funziona e direi di stendere un velo più teso su questa Hydrogen OS e passare a Oxygen OS e vi faccio vedere come si passa a Oxygen OS direttamente adesso. Perché? Perché è veramente molto molto semplice. Allora, prima cosa scaricate la ROM, la scaricate da un link che vi metto qui da qualche parte in descrizione video o direttamente sull'articolo. Scaricate la ROM OxygenOS e la mettete, ecco qua, io già l'ho messa, nella root del vostro telefono, eccola qua. Ok, dopo che non, ovviamente lasciatela in formato zip. Dopo che avete fatto questo, potete spegnere il vostro OnePlus X. Ok, adesso ha vibrato e si è spento. Per sicurezza, togliamo il carrello con la SIM e la scheda SD, ecco qua, ve lo faccio vedere levato, tanto proprio per sicurezza che non vada a intaccare i dati che sono sulla scheda SD. Dopodiché premete tasto power, eccolo qua, e tasto volume giù insieme. Ecco qua, questa è la recovery del OnePlus X, scegliamo la lingua inglese. Dopo che abbiamo scelto l'inglese, facciamo un wipe generale, ecco qua, da wipe data in cache, wipe data in cache. Yes. Quindi adesso toglierà un po' di dati in modo da pulire tutto quanto il telefono. Dopodiché facciamo fatto, non lo riavviamo e facciamo install from local. E ovviamente scegliamo la nostra ROM che abbiamo precedentemente messo nella root del telefono. Installare, sì. Ecco qua, inizia a installare la Oxygen OS. Ok, una volta finito di installare, vi dice install success e possiamo andare col reboot. Eccoci qua, come vedete questo è un Android un po' più conosciuto. C'è ovviamente la lingua italiana. Ed eccoci qua, siamo sul OnePlus X con sopra Oxygen OS come esce dalla versione europea standard. Eccoci qua. Abbiamo già un aggiornamento, ecco qua, da scaricare, 33 mega. Come vedete ci sono tutte le applicazioni Google già installate, adesso installerà quelle che ho dal backup. E che dire, adesso da oggi parte una nuova recensione, perché la recensione completa la faremo con Oxygen OS a bordo, che sicuramente è il sistema operativo molto molto più indicato per chi compra OnePlus X. Quello l'Hydrogen OS ve l'abbiamo fatto vedere perché è bene, è giusto farlo vedere, ma dopodiché sicuramente vi consigliamo di andare su Oxygen OS. Tra l'altro avevo attivato già lo shelf, ma non lo vedo. Ok, qui inizia a installare tutti i vari aggiornamenti, quindi ce ne avrò per un po' di tempo per installare tutte quante le mie applicazioni. E direi che ci vediamo alla recensione completa OnePlus X con Oxygen OS a bordo. Come avete visto, è veramente un gioco da ragazzi passare da Hydrogen a Oxygen, quindi sicuramente non è questo il problema. Ecco, se il problema potrebbe essere la banda 800 se avete Wind, ma altri problemi grandissimi per acquistare versione cinese piuttosto che la versione europea non ne vedo. Quindi se non vi piace il sistema degli inviti e volete avere il telefono senza questo sistema,
Io col GT è un negozio cinese. Per questa, diciamo, recensione di Hydrogen OS, un piccolo video tutorial su come passare a Oxygen OS, direi che è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Okay.